E buonasera e benvenuti alla seconda puntata del tuo show! In diretta streaming dal Punta Grossa di Porto Cesario! Seconda puntata, tanti artisti, uno più bravo dell'altro, ma visto che siamo qui nel cuore del Salento, in uno dei posti più belli del mondo, no, d'Italia, più belli del mondo, c'è un padrone di casa e che questa sera mi deve mi deve dare una mano a presentare gli artisti che si esibiranno sia in maniera live che digitalmente, perché ci hanno inviato i loro video. Io sono emozionato perché lui è un grande amico, lui è molto più emozionato di me perché non sapeva di dover presentare. Signori, il capo animatore, capo villaggio dalla Sunset Animation, Mario Duca Vaira! Santino, buonasera, buonasera Punta Grossa! Questi scherzi però non li devi fare, Santino. L'hai voluta tu e mo te la tieni. Seconda puntata del tuo show. In diretta, in questo momento siamo in diretta. A proposito, tutte le persone che sono in diretta e quelle che stanno per collegarsi, dovete fare una roba, dovete condividere la diretta. Durante la diretta c'è proprio un tastino che c'è scritto condividi. Se voi non condividete, questa sera io non condivido quello che fate. Cioè, nel senso, se voi condividete, facciamo in modo che tanti follower seguono gli artisti che questa sera si esibiranno. Se voi invece non riuscite a schiacciare così, condividi, che è difficile a scrivere. Ho condiviso. Bravo, se no sai che, dove vai a finire. Se non condividete non ha senso tutto ciò, quindi condividete questa diretta. Perché? Perché stanno per salire sul palco degli artisti veramente bravi, perché oggi ho assistito alle prove e quindi, visto che sono emozionatissimi, io farei un grande applauso agli artisti che stanno per salire sul palco live e digitale. Esso emozionati sì. Allora, vi devo spiegare qualcosa? Sì, ma ve la spiego dopo, perché Mario, sì, devi sapere che, a prescindere dal fatto che siamo amici e che questa sera giochiamo in casa perché ieri ci siamo conosciuti e bla 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 stamattina, bla stamattina, tutta la giornata insieme, noi siamo in diretta su serio, quindi in questo momento ci possono vedere in tutto il mondo. Benissimo. E visto che il tuo show è alla prima edizione, io ci tengo tanto perché voglio dare attraverso questo format la possibilità a tutti gli artisti che pensano che essere visti da tante persone sia impossibile, voglio dare la possibilità e fargli capire che è reale questa cosa. L'importante è metterci in gioco. Ma ogni trasmissione che si rispetti c'ha una sigla. E quindi noi dobbiamo lanciare la sigla, anche perché è scritta da Panico, che è uno dei producer più famosi d'Italia, sì, e che ha fatto tra l'altro pure il mio ultimo singolo che poi balleremo tutti insieme. Quindi, a prescindere da questo, signori e signori, ladies and gentlemen, il tuo show, sigla. Il tuo show presenta Santino Caravella. Ed eccoci qui, bentornati in diretta sulla tua TV.tv Villaggio Punta Grossa Porto Cesario. Allora, questa cosa è bellissima, vi do un anticipo. Il meglio. Il meglio di questo show sarà trasmesso, oltre che in streaming, sul nuovo canale fresco, appena sfornato, partorito, lo visibile so, in tutta la Puglia, da Lecce
A Foggia, quindi 400 chilometri sani di promozione del territorio, enogastronomia, informazione positiva e intrattenimento della tua TV canale 216. Quindi questi artisti che stanno per salire vanno in TV al 100%. Applauso! Santino, pure a Foggia si vede. Si vede a Foggia, a Bari, a Brindisi, a Lecce, a Taranto e Bat. Quindi mi vede pure mamma. Mi vede pure mamma. Tua ma non adesso, dobbiamo prima capire se sei in grado. Noi poi no, così levo il canale quando torno a casa. A proposito, se ci sono pugliesi che stanno guardando in questo momento la diretta, aggiornate il decoder. Andate sul 216 perché adesso si vede semplicemente un stiamo arrivando. Tra qualche giorno arriviamo sul serio. Nelle case di tutti i pugliesi sul grande schermo, invece di tutto il mondo sul web. Tramite il web. Detto questo, due parole sul tuo show. Il tuo sì. Show è un palco ibrido, metà digitale, metà fisico, perché arriveranno dei video dal web e delle esibizioni live. Come si fa a votare? Innanzitutto bisogna scaricare l'app, che adesso vi spiego a cosa serve l'app, o meglio, lo spiegherà chi sa fare meglio di me. Scaricare l'app gratuita. Una volta che scaricate l'app, avete diritto a votare alla diretta. Come si fa a votare? Dovete scrivere il nome e cognome dell'artista che preferite. Faccio un esempio, se esibisce Mario Vaira, voi sotto dovete scrivere voto Mario Vaira. Ma io non mi esibisco quando non mi votate. È un esempio. Ah, ok. Noi conteremo i voti che arriveranno dai profili diversi. Dice, perché c'è bisogno che ce lo dici? Certo, noi abbiamo contato i voti della settimana scorsa. Uno zio ha scritto 300 volte il nome del nipote. Secondo voi possiamo contare 300 voti? No, ne vale uno. Quindi, artisti, dovete spingere, come si dice in americano, push, spin, chop, i vostri fan a votarvi scrivendo il vostro nome e cognome. Qualcuno ha scritto che bravo Santino, non è un voto. Dovete scrivere voto Santin Caravella, va bene? A fine serata decreteremo i vincitori della prima puntata che passano direttamente alla finalissima. Ma perché ti esibisci pure tu? Ma che mi esibisco io? Tu. Voto Santino Caravella, ti esibisci pure tu? Nel senso che... Silenzio. Era un esempio. Silenziati. Silenzio. Mutismo. No, nel senso che... Allora, che cosa si vince? Si vince. Primo premio, un buono Amazon del valore di 1.000 euro. Secondo premio, buono Amazon del valore di 500 euro. Terzo premio, 200 euro, sempre su Amazon. Senti, sai che ti dico, mo mi vado a esibire pure io. Te l'ho detto, esibisciti. E allora, prima di partire con gli artisti che sono lì dietro, stanno sudando freddo e tra un po' suderanno veramente tanto, perché qua c'è l'effetto serra, tra un po' escono i funghi. L'aria è fresca. Ieri. diciamo, allora, perché scaricare l'app? Uno, per votare gli artisti che si stanno per esibire, e due, anzi, soprattutto, perché ci sono tanti vantaggi, ma non posso spiegarvelo io. Abbiamo una nostra collaboratrice, una bellissima ragazza che lavora e collabora con noi della tua TV, che vi spiega in 60 secondi perché scaricare quest'app. 3, 2, 1, go! Ehi tu, scommetto che non hai ancora scaricato la tua app. Ma come, che cosa ti serve? Allora seguimi un minutino, così ti spiego meglio di che cosa si tratta. La tua app è l'applicazione della tua TV, scaricabile gratuitamente su Play Store ed Apple Store, che ti consentirà di usufruire di diversi sconti presso le aziende convenzionate. Ma se vuoi approfittare di sconti ancor più vantaggiosi, ti basterà acquistare la Family Card. Non conosci nemmeno la Family Card? La Family Card è una card molto speciale, della durata di 365 giorni, che con sole 10 euro ti consentirà di risparmiare, promuovere, donare e addirittura vincere. Come dici? Non ci credi? Allora scarica l'app e acquista la Family Card. Mi raccomando, eh! Ah, dimenticavo, se anche tu ami la Puglia, invia un messaggio a questo numero e promuovi insieme a noi la nostra splendida regione. E ci siamo!
Ci siamo. Partiamo ufficialmente con Primo artista. Tuo show. Seconda puntata, signori e signori, la devi presentare tu perché la conosci molto meglio di me. La prima artista, colei che romperà il ghiaccio di questo, la seconda puntata del tuo show in diretta dal villaggio Punta Grossa a Porto Cesareo, Justin Bevilacqua! Da Arzano! Oh! Ci sei? Aspettiamo l'ok e tu ci stupisci, va bene? Ladies and gentlemen, Justin. Vieni qui. Allora, hai 3 secondi per convincere loro che stanno dormendo, più gli amici del web che riposano insieme a loro, per votarti. Per quale motivo uno dovrebbe votare proprio a te? Se vi ho trasmesso qualcosa mentre ballavo, allora votatemi. Emozione. Alzo le mani. Justin! Grazie Justin! Hai capito? Abbiamo aperto col botto. Se vi ho trasmesso qualcosa, io che trasmetto in diretta, che fanno? Non lo so. Ok, vabbè, passiamo subito al secondo concorrente, o meglio, è un gruppo. Sì. Loro arrivano da San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia, si chiamano i Bacco Op. Dal web, quindi li potete vedere qui, voi che siete live, presenti al Punta Grossa, dal web li vedranno naturalmente nello schermo. 3, 2, 1, ci siamo? Il tuo Bacco show! Op. Ah! Maestro, non dico che te ne vale, eh? No. Che è? Sei tutta... Che è? Ma mi riconosci più? Sono io! Te lo devo ricordare, anzi lo volevo ricordare a tutti quanti che sono io. E fa sì. Ma ci vorrebbe un accompagnamento, musica... Che fai? Non quel tipo di accompagnamento che semmai ci vorrebbe a te. Musicale. Un qualcosa di classico, di leggero. Prego, maestro. Cinematografico, teatrale, vivo, del varieté. Un Gastone, conquistatore di donne a getto conatino. E fa sì con la testa. Ma che ne vuoi capire tu di donne? Se avessi capito di donne, a quest'ora non saresti così bravo a suonare con la mano destra. Gastone, son del cinema il padrone. Gastone, a Gastone.
Gastone, Gastone, Gastone. E allora lo facciamo questo applauso Baco per direttamente da San Giovanni Rotondo. Rotondo. Gastone. Ton ton. Grande opera del nostro amico, magari, collega, magari, sì. Ambizione Petrolini. Sonno. Ma detto questo, detto questo, io vedo che ci sono ancora poche condivisioni, quindi amici che siete a casa, visto che state, siete in tanti a vedere la diretta, dovete condividere, perché se non condividete io vengo a casa vostra e vi spengo la TV. Che tra l'altro manca, la state vedendo perché state guardando sul cellulare, quindi condividete, ma mica per me, mica per lui, l'avete visto che faccia ciao, dovete condividere per gli artisti. Detto questo, torniamo live perché signori sta per esibirsi niente po' di meno uno dei più grandi chitarristi, sì, del panorama nazionale, internazionale, mondiale, locale e ale, da qua, qui, non è vero, promette bene, sì. È grande. È grande, cioè o trova una decisione, tanta esperienza, non è che lui può continuare a muzzo a esibirsi, cioè o lo fai, ci riesci o basta, lo fa. Lavoro serio, perché lui ha una certa età, dovrà decidere cosa fare finalmente nella vita. Io all'età sua a 12 anni, ma c'ha una professione, mi sanno compiuti. Ha una professionalità, prima sono passato e ho detto come va, ha detto non mi disturbare, sto accordando la chitarra. Pure. E ho detto chiedo scusa. L'hai anche disturbato, non si fa. Signori, direttamente da Verona, Pietro Rugolotto con... Canto e chitarra, torna a casa, live. Il tuo show. Lasciato tutto indietro solo all'orizzonte, vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna ho la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, con morsi di mille serpenti, fermo per le spine, non ho ascoltato quei bastardi e loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, Alice le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada, non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, e stiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa, ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta. Quindi Marlena torna a casa, no, metto qua. Freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna. Caro Santino, sa quello che vuole il ragazzo,
Io non vorrei essere di parte. Aspetta, lo so, tu meriti palchi importantissimi. Aspetta, aspetta, non ti preoccupare, faccio così. Oh. Vieni qui. Vieni Pietro, vieni. Vieni qui. Pietro Rugolotto, 84 anni di esperienza racchiusi in 12 anni di vita. Aspetta, sentilo. E dire che sta in vacanza. Questo è uno show preso veramente così, perché io sono più da questa parte che dall'altra parte, nel senso, io se vedo un artista vero non posso non dire quello che penso. Sto ragazzo c'ha 12 anni, una professionalità assurda, ha avuto un problema tecnico, se ne è infischiato come fanno i professionisti, è andato avanti alla è grande. Andato avanti. Io penso che in questo momento i tuoi genitori stanno piangendo, sicuro, 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 e tu, e tra un po' piangi pure tu. Io non ti dico perché ti devono votare, loro lo sanno, devi dire qualcosa perché sta talmente avanti che mo mi frega pure, vai, dai, hai 3 secondi per dire a loro quello che stai pensando. Grazie. Pietro Rugolotto da Verona, bravo! Grazie Pietro! Io mi sento inutile come, diciamo, il ghiaccio al Polo Nord. Vabbè, guarda dove stava seduto sto tipo. Cioè, stanno più fili qua che all'Enel, vabbè. Comunque, signori... Beh. Innanzitutto avete capito il livello della serata? Quante persone nuove da scoprire, ce quanti ne sono ancora talenti. Tante. Chiusi siamo solo all'inizio, ma dobbiamo farci 2 risate perché vi vedo abbastanza spenti. È un amico, chi? Un collega, ah, sì, sì, sì. Un grande comico pugliese, naturalmente. Beh, giochiamo in casa, giochiamo in casa. Serve qui semplicemente perché? Perché la risata deve essere contagiosa e noi dobbiamo affrontare, così si deve dire, tutti gli altri artisti con il sorriso, perché ogni persona che sale sul palco o fisico o digitale si sta mettendo in gioco, quindi merita da voi l'apprezzamento più totale. Intanto 2 risate giuste, belle, sincere, intelligenti con Pierluigi Patimo! Il tuo show! Ecco, ecco, ecco. Guarda, se no, se non batte tutte le mani io inizio, perché la risata deve essere contagiosa. Oh, ecco, anche per, devo stare fermo, anche perché se non è, provate a fare una risata finta così, giusto, siete un pubblico o una diapositiva, fate una risata finta, ah. Non prendete iniziativa sui diapositivi, perché ieri sera, sapete, la comicità nasce da situazioni vere che poi noi raccontiamo sul palco. Ieri sera ho fatto una delle più colossali, brutte figure della nostra vita, no? Ero a presentare, siamo in campagna. Quanti sono pugliesi? Qua alzino la mano. Ah, c'è qualche pugliese. Quanti non sono pugliesi? Oh, siete venuti in questa splendida terra. Fate un applauso a questa terra, perché ieri sera è iniziata la campagna elettorale. E sapete, il nostro governatore, lo conoscete? Non è proprio pugliese, è emiliano. Mamma, stasera io non ci volevo venire stasera. Il nostro presidente è un armadio a 4 ante, l'avete visto? È 1,95, c'ha la taglia 58, pesa 140 kg, però è una forza della natura. Ieri sera è venuto nel mio paese in anticipo e io presentavo, aspettavo il mio sindaco. È proprio altissimo, è 1,40 m per 1,40 m per 1,40 m. 1,40 m a cuba, allora praticamente faceva a me: Pierluigi, ma arriva il sindaco? Sì, sì, è arrivato, sta con gli assessori. Lui non lo vedeva. A un certo punto arriva il sindaco, sì, sì, no, ma sta con gli altri assessori, sei con la giunta. A un certo punto l'ha visto il sindaco, ha detto: questo è il sindaco, no, dietro c'è la giunta. Fate questa, che non è facile con questo microfono. Allora, se volete ve la spiego, che... Allora, praticamente sono triste per questa figura e sapete, io sono separato e quindi adesso ho un problema che la mattina, se suonano a casa, devo andare per forza io. Quanti sono sposati? Alzate la mano chi è sposato. Tutti sposati. C'è qualcun altro invece felice?
No, sapete perché vi chiedo queste cose? Sì, sono battute di rito, serve anche per scaldare il pubblico, anche perché dopo un ragazzo... Io a 12 anni ero molto più bravo di quel ragazzo, poi mi sono svegliato. Ah, non è che ve le devo spiegare tutte le battute, cioè... Ah, se volete, scrivete sul sito, io sono venuto qua perché volevo divertirmi, Santino ha detto, vieni, vieni, c'è un pubblico scelto, ma quello chi l'ha scelto, che non ride mai? Dai, dai, ce la puoi fare! Allora, praticamente sono triste per questa cosa. Sapete, noi artisti facciamo gli spettacoli il sabato, io sono anche uno che ha anche un lavoro da impiegato, e sabato, dopo lo spettacolo, a mezzanotte, noi andiamo a cenare. Dopo la cena, sei stanco di una settimana, vedi quel letto, alle tre, dici domani posso dormire, boh, e crolli, alle tre e mezza prendi sonno, dici è domenica, posso dormire, oh... Alle 8 della mattina senti citofono. Sono i testimoni di Geova. Io non ce l'ho contro nessuna religione, sono favorevole ai testimoni di Geova, ai protestanti, ai cattolici. Io sono favorevole pure all'ISIS. Sono stato sposato 10 anni. Però io non ce l'ho col... Sto dormendo così bene e sento a un certo punto... È una delle poche volte che rimpiango che ero sposato, perché quando stava la mia ex moglie dicevo, ehi, vai e di che non ci sono, ma in realtà ci sono solo io, quindi vado, rimami, hai dormito 3 ore, e loro arrivano, apri la porta, e loro arrivano con un manifesto dove sta scritto svegliatevi. Chi cacchio te l'ha chiesto? Stavo dormendo così bene. Allora che faccio? Mi tengo sveglio facendo le domande che nemmeno Marzullo potrebbe fare. Io mi chiedo il perché, e voi rispondete perché. Vorrei sapere perché. Ecco, questo entusiasmo alle 8 del mattino è perché. Fate finta di essere un pubblico di musica lirica. L'applauso normale, proviamolo. Ecco, musica lirica, 3 dita, un mignolo alzato. Questo dovete fare. E il perché è soffuso sotto voi. Vorrei sapere perché. Come mai le donne mettono il mascara tenendo la bocca aperta? Perché prima dove si truccavano le donne? Si truccavano ai semafori. Ma da quando il sindaco della mia città ha messo le rotonde, vedi donne... che stanno nelle rotonde dalle 8 alle 10 del mattino. Vorrei sapere perché. No, tutti insieme. Vorrei sapere perché. Come mai nella lemon soda abbiamo aromi artificiali, ma nel detersivo per piatti c'è vero succo di limone? È bello che parlo da qua e ridono qua. Vorrei sapere perché. Se producono un cibo per cani più gustoso, in realtà chi cacchio l'ha assaggiato? Questa è estiva. Vorrei sapere perché. Perché Noè non ha lasciato affogare quelle 2 zanzare? Vedi, voi state ridendo là, io l'ho detto a quelli. Questa è un po' più macabra. Vorrei sapere perché. Perché non sterilizzano le siringhe prima di praticare le iniezioni mortali? Arriva. Cioè, grazie da fiducia. Questa è ultima, concludo, poi vi lascio con 2 pensieri. Vorrei sapere perché. Se volare è così sicuro, come mai quello dell'aeroporto lo chiamano terminal? Allora sapete, dopo la figuraccia di ieri, concludo con questa cosa, sapete, da single, da separato, devo trovarmi la fidanzata, mia madre ha deciso che devo trovarmi la fidanzata, e ti metti a dieta, e quindi vedendo il presidente ho detto, beh, pure io mi metto a dieta, io sono a dieta da 3 settimane e ho speso 500 euro. E mia madre ha detto, quanto hai perso? 3 settimane e 500 euro. Non ho perso un grammo, ho provato diverse diete, ho provato la dieta delle banane, sapete come consiste? Nel mangiare ogni giorno banane, colazione banane, pranzo banane, cena banane, colazione banane, pranzo banane, cena banane. Dopo un mese, colazione banane, pranzo banane, cena banane, non avevo perso un grammo, ma se vedevate come mi arrampicavo sugli alberi. Ok, io mi ricordo, chi di voi è stato innamorato? Tutti, no? Avete figli, bellissimi di vacanza? Mi ricordo la mia ex moglie, eravamo fidanzati a 20 anni, dice, amore dai, andiamo in paninoteca, tutti e 2, hamburger con le patatine, sei pazzo, mi vuoi cicce e brufoli? Sono a dieta. A 30 anni, dai amore, vanno tutti quanti sul mare a mangiarsi la pizza, andiamo? No, sono a dieta. A 40 anni sei figo, lavori, la vuoi portare nel ristorante più sciccoso, più bello, più romantico, dai amore, una bottiglia di champagne, ostriche, no, sono a dieta. A 45 anni la mia ex moglie mi ha lasciato e mi ha chiesto gli alimenti. Ma tu non stiva a dieta? Gli ho detto. Beh, ciao a tutti, la serata è bella.
Volevo salutarvi con una giusta una pennellata. Posso? Posso? Sono fuori concorso. Vieni, stai qua. Mi fate un applauso a sto ragazzo splendido. Grazie Pietro, anche perché tieni, buttalo dove. Allora, voglio che partecipiate con me, anche perché io in TV ho fatto un personaggio, mi hanno eliminato, se andate a vedere mi hanno eliminato, perché ho fatto una battuta, l'unica non mia, ma non dirò mai, Santino, già c'è il terrore. Ecco, vi shaker un po', battete le mani, non tutti insieme, ognuno come vuole. Io stasera non ci voglio venire, ecco, Dai, insieme! Della tierra morena, cielito lindo, viene bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando, todo. Ay, 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 canta. Scusate, il giovedì santo è passato da tanto tempo. Ci vuole un po' di energia, è estate, lo so che il caldo non arriva. Ai, 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 canta e non llore, perché cantando aumentate, cielito lindo, los corazones. Ai, 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 canta e non llore, perché cantando si allegra, cielito lindo. Los corazones. Grazie a tutti, viva la tua TV e il tuo show. Ciao, ciao, buona serata. Ah, Pierluigi Patimo from Gravina Murge. E allora signori, prima di proseguire con gli artisti, grande grande l'applauso, vi voglio sentire, vi voglio sentire. Oggi avete visto un po' di telecamere in giro per il Punta Grossa. È un po' sì, va. Ah ok, ok, il bello della diretta. Avete visto oggi un po' di telecamere in giro? Domanda così, ma vi state divertendo sì o no? Avete visto quanti talenti ci sono in giro per il mondo che noi non sapevamo che esistessero? Allora, oggi ci sono state un po' di telecamere, come ho già detto una ventina di volte. C'è pure un drone, una roba che si alzava, veniva a fare, a scrutare. C'era. C'era uno che cercava di parlare con le persone che ero io e un altro colorato che eri tu. Vabbè, per farla breve, noi oggi abbiamo realizzato un nuovo format che andrà in onda sulla tua TV, in streaming e anche sul canale 216 del Digitale Terrestre, sì. Per tutti gli amici della Puglia. Questo nuovo format si chiama Village People. Racconteremo la vita degli animatori e degli ospiti di questi splendidi villaggi in Puglia e non solo. Ma noi, visto che oggi abbiamo fatto qualcosa, volevamo darvi un assaggio, così lo vedete in anteprima solo voi e chi sta sul web, perché tra circa 15 giorni partirà la prima puntata. Vi facciamo vedere cosa abbiamo realizzato, un estratto, un sunto, come si dice, il riassunto, il concentrato, una pillola, una pillola. Stai male? Sì, e ci dispiace, lo so. Vabbè, okay. Una pillola, una bustina. Vabbè, questa non la sapevo nemmeno io. Cosa abbiamo fatto oggi noi e le telecamere della tua TV? Niente, in un minuto, quasi un po' di più, ve lo spieghiamo. Village People, stay tuned, coming soon on la tua TV. I feel like people. Sono Santino Caravella, comico e cantautore, anche imprenditore e muratore, un po' di tutto. Prima di arrivare al grande schermo sono stato anche un animatore, ma solo per poco, 10 anni. Un po' per nostalgia dei villaggi, un po' per rivivere quell'esperienza, ho deciso di mettermi in viaggio per raccontare le vacanze degli italiani, attraverso la voce degli animatori. Seguitemi in questo viaggio. Inizia Village People. Village People. Benvenuti al villaggio Punta Grossa! We'll be right back.
è solo l'inizio di quello che vedrete online con la tua TV e sul canale 216 del Digitale Terrestre per tutti gli amici della Puglia. L'avete riconosciuto al biondo, anzi ai biondi. Sapevo, mi ha fatto la sorpresa. Che ti pensi che stiamo qua così a perdere tempo a farci il bagno? A farci i capelli biondi. A farci i capelli, infatti. Vabbè, andiamo avanti. Sì. Arriva da Roma, da Capitale. Romano Doc. È la prima volta che sale sul palco, quindi qui va un grande applauso perché si sta mettendo in gioco. Ed è sinonimo di grande maturità. Non poteva che salire sul palco senza rappresentare la città eterna. È nato lì, beato lui, no perché io rimpiango la mia città d'origine, però nasce a Roma... Stai già al 50% avanti. Canti Roma. Dove sei nato? A Roma. A Roma. Capito? Ladies and gentlemen, Cicolella, Massimo, Massimo Cicolella, ci canta a Roma, non fa la stupida tonight. Il tuo show. Cicolella! Allora, lui è convinto di aver fatto una brutta figura. Posso dirvi una cosa? Io l'ho ascoltato. È salito sul palco per la prima volta. Di solito ha cantato a casa sua, vero? Me l'hai detto, no? Nella più totale sincerità è intonato. Si sentiva che Roma è la sua. Io ti posso fare solo i complimenti. Massimo, perché te li meriti? Massimo Cicolella, tu sei l'umiltà in persona. Lo so che non direi mai votatemi, però ti sei emozionato? Tantissimo. Ed è arrivato. Massimo da Roma, Cicolella. Grazie Massimo. Tranquilli.
abbiamo usato il protocollo, ci siamo disinati, ci sono stretti la mano. C'è il gel disinfettante qua dietro, ci sono le distanze e tutto. E allora, sì, signori, passiamo al prossimo concorrente, anzi ai prossimi concorrenti. Dal web. From the web. Arrivano da Panni. Panni è un piccolo paese nella provincia di Foggia, sui Monti Dauni, un gioiellino della nostra capitanata. Loro sono i Radio Lag, tre ragazzi che promettono molto molto bene. Buona visione. Ce li andiamo a vedere subito. Il tuo show. Nome? Gabriello. Lucarello, per gli amici. Da dove venite? Da Panni, tutte e due di Panni, provincia di... Quello. Professione? Cabarettista, aspirante comica, e sogno di recitare in un grande teatro. Ma voglio assegnare. Io sono un grande zuccatore di Lecca Lecca. Infatti. È mio. E poi sono boccettaro. Boccettaro di professione, boccista. Belle le bocce. Campione di bocce. Belle. Cosa rappresenta per voi l'estate? L'estate, presso le lettere. L-U-D. Lavorare, ubriacarsi e dormire. E niente, per me l'estate è bella, è bellissima l'estate, perché quando ero piccolo, che io andavo a giocare a pallone, e dammi. Balla! E io che andavo a giocare a pallone, mamma, posso andare a giocare a pallone? Sì, ma Lucarella va a giocare a pallone, ma non sudare! E come si fa a giocare a pallone senza sudare? E allora io tornavo a casa tutto sudato, dovevo andare al bagno, e mamma diceva, non andare al bagno, perché è pulito! E io, mamma, io mi devo lavare! E allora fai un salto! Non posso, sono 15 metri, che sono Spider-Man, e allora cammina dello spazio di una mattonella e l'altra come fa tuo padre da anni. Tanto che mi ho preso un sacco di storte, mi ho dato alle bocce. Cosa vi aspettate da quest'estate 2020? Beh, speriamo che andiamo un po' al mare, così ci abbronziamo. E poi, ricordi, presso le lettere, lavorare, ubriacarsi, dormire. E io spero che Filomena a bar prendi quel lecca lecca a Coca-Cola, perché questa è a prova con la sua zuccherina. E poi io spero pure di vincere il quarto campione di fila per fare il poker come la Juventus con lo Zorgiani. Poker di bocce, campione, bellissimo, bello, bello. Va bene, grazie per aver contribuito. Vi faremo sapere quando questa intervista andrà in onda. Buono lecca lecca, intervista. No, no, grazie, grazie. Ma chi la deve mandare in onda questa intervista, mi chiede io. Ce n'è tante. Radio Lega da Panni. Oh, bravissimi, bravissimi. Questi nuovi comici, oh, sono bravi, eh. Allora, innanzitutto sono un trio. Sono giovanissimi, si sono messi in gioco con tanto di grafica, montaggio, video, perché ultimamente, negli ultimi anni, per essere artista devi essere completo, ti devi produrre, scrivere, fare il video, mandare il video, post produrre. E loro sono sulla buona strada. Radio Lag Panni, fate un altro applauso. Sono bravi. Perché giustamente chi non si esibisce sul palco ha un feedback un po' inferiore. Ma tornando al live, voi lo conoscete, io l'ho conosciuto ieri. Io lo conosco da un po'. Ho avuto anche l'opportunità di intervistarlo oggi pomeriggio. Sì. Questo è uno che sa il fatto suo. Sì. E tra un po' ve ne accorgerete. Presentalo tu, perché è di famiglia. È di famiglia? Certo. Direttamente da Napoli, Sasi Iavarone! Il tuo show! Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagna. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moi je suis belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Signore e signori, Sasi Iavarone! Che ne so, vuoi aggiungere qualcosa? No? Sasi! Io sono contentissimo perché quando mi è venuto in mente di fare sta roba, ho pensato, ho detto qual è quella cosa che ogni artista vorrebbe avere e che è quasi impossibile ricevere, è la visibilità. Assolutamente. No? Perché ce ne sono tantissimi di artisti che vorrebbero essere tutti i giorni di fronte a migliaia di persone, ma non hanno la possibilità. E siccome io sono una persona che ha vissuto questa roba, ho detto allora, mo lo faccio io un programma. E diamo visibilità. E diamo visibilità a chi merita di essere visto. In questo momento, signori, abbiamo già superato le 5.000 visualizzazioni. Quindi significa che oltre 5.000 persone hanno visto questi artisti. E io penso che sia bello da dire, perché ogni artista, come dice mio padre, tutta la canta e tutta la suoni, non ha senso. Dobbiamo farli vedere. Ma è assolutamente gratificante. E certo. Torniamo a noi. Ieri ho detto che è uscito un videoclip. Sì. Che racconta la Puglia. Io come main project, la mia mission è promuovere la mia splendida regione. Abbiamo fatto questo videoclip, ha superato le migliaia e migliaia e migliaia, migliaia di visualizzazioni in meno di 24 ore. Assolutamente. Siamo quasi a 1.000 condivisioni, quindi più di 1.000 persone l'hanno vista, l'hanno apprezzata e l'hanno condiviso. Voi ieri eravate live con noi, meritate di vedere questo video, perché in questo momento immaginate cosa succede, cos'è la promozione. Cioè, ci sono gli amici di Verona, gli amici di Torino, gli amici di Roma, gli amici di Napoli che in questo momento stanno vedendo questo filmato. Come possiamo promuovere un luogo senza farlo vedere alle altre regioni? E in questo momento chi sta seguendo la diretta e chi la seguirà guarderà un po' della Puglia grazie a questo videoclip. Non è un'autoproclamazione, lasciate me. Ascoltate il brano e godetevi un po' della Puglia che ancora non riuscite a vedere. Voi che siete qui presenti e voi che siete in diretta. Viva la nostra Puglia! My name is Orlando Johnson. This goes out to Puglia. Everybody play, everybody sing. Everybody love, everybody dream. Lo di
dice anche la nonna Giulia. Sono un po' di Taranto, un po' della Murgia. La mamma si crucia, se non mangi chiama la pattuglia. Fatti mandare a prendere il latte, senda a me meglio la mozzarella. Quella mucca sta bella bella, col cavallo fa comunella. Cuore d'oro, stomaco di ferro, la cosa cruda, 2 anni e mezzo. Il nonno l'ha detto, scusa il dialetto. Bucarest, Budapest, Taranto nuestro. Il cibo è pretesto, c'è anche tutto il resto. Vedi Marta con tutto quell'ora addosso. Questo sole ci viene di far l'amore. Questo mare non ci azzecca a lavorare. Viva la nostra Puglia. Viva la nostra Puglia. Viva la nostra Puglia. Viva la nostra Puglia. Welcome to Puglia! La nostra terra. Eh sì, voi siete nel Salento, mancano solo, voi siete a Punta Prosciutto. Porto Cesareo. Porto Cesareo. Sì. Vi mancano solo 256 paesi da scoprire. Che dite, rimanete qui? No. La Puglia è composta da 257 paesi, quindi vi invito a tornare a guardarli, a visitarli, a gustarli, ad apprezzarli uno per uno. Uno. Benvenuti in Puglia. Ebbene. Allora. Andiamo avanti. Da Sassi Chiavarone e Napoli ci spostiamo a Taranto. Qua vicino. Tommaso Piazzolla con il suo ballo From Karaoke. Dal web. Lead dell'estate, e lo dobbiamo dire, e sono loro. Di due artisti salentini. Quindi giochiamo in casa. Il tuo show. Tommaso Piazzolla, oh! From Taranto! Ballerino, altra hit dell'estate, firmata sempre da due pugliesi. Allora, vi voglio dire una cosa, naturalmente quando uno vede un'esibizione che arriva dal web, sì,
può pensare, vabbè, ma live è... Innanzitutto questo è il potere del web, in questo momento si possono collegare persone dall'altra parte del mondo e vedere l'esibizione. Chi vince questo contest è l'artista che avrà più voti scritti nei commenti, sì, dopo aver scaricato l'app. Appunto. Perché ho deciso di fare questa cosa? Semplicemente perché, ragazzi, l'artista può essere bravissimo, ma se non ha i suoi fan, se non ha le persone che lo seguono, vale pari a zero. È una cruda realtà. Quindi, se volete diventare artisti, e in questo momento mi riferisco agli artisti, o se volete che gli artisti diventino artisti, dovete seguirli, dovete votarli, perché di una persona che canta per una vita nella cantina di casa sotto la doccia e solo lo zio dice mio nipote bravo, quella persona dovrà fare tutt'altro nella vita, invece potrebbe essere un grande artista. Sì. Quindi votate gli artisti, perché questo è quello che succede quando a Sanremo vince uno e poi tutti ascoltano il disco degli altri, no? Cosa significa? Che siete voi che decretate chi merita o no, non i giudici, quelli che hanno studiato. Con tutto il rispetto, ho studiato pure io, ma io posso dire che, faccio un esempio, X è bravissimo a cantare, X è bravissimo a ballare, ma se quando va in piazza non c'è nessuno che lo vede, quando va a teatro non c'è nessuno che paga il biglietto, quell'artista è pari a zero, morirà e tutti scopriranno che era bravo. Quindi facciamo proprio in modo che pure quando sono vivi riusciamo a capire che sono bravi. Fate un applauso a tutti gli artisti e votateli. Andiamo avanti. Detto questo, c'è una biondina bassa bassa bassa, sì, che arriva da vicino, che viene dal sud sud sud. Rebecca Cupoli da Torino, presentala tu, cosa ci canta? Oh, viene qua la Rebecca, la Rebecca. Vai, te la lascio. Lei è una grande cantante, studia musical, grande brano, firmato Vasco Rossi. Signore e signori, Rebecca Cupoli. Sera si accendono
Vai tu, vai tu. È roba tua, è roba tua. Beh, signore e signori, un grande applauso alla nostra Rebecca Cupoli. Ha giocato in casa. No, tu devi vedere quest'altra faccia che ha fatto lei. Risali, rifai la faccia. Che faccia ha fatto? Non l'ho vista. È uscita dal palco così. Perché tu, Santino, tu la vedi alta, bionda, slanciata. Eh? Alta, bionda, slanciata, canta. Lei se si mette i tacchi faceva una figura di merda in mondo. Esagerata. Vabbè, detto questo, sì, siamo arrivati alla fine. Io devo dire una cosa, devo chiedere scusa a questa ragazza che sta per salire sul palco, perché questa è una scaletta cattiva. Sì. Perché lei è giovanissima. Forse è la più giovane. Ha stile, molto stile, è spigliatissima. Quindi, ed è emozionatissima. E questa sera proprio andiamo a proclamare che la nuova generazione non sta un passo avanti, sta a meno un paio di chilometri avanti rispetto a noi. Lei è venuta oggi e fa: posso partecipare anch'io? Proprio così, ha detto: aspetta, tu sei, secondo me sei minorenne, chiediamole tuoi. Ci sono! Li ha costretti su, venite qua, firmate la liberatoria, mi dopo devo esibire. 20 secondi stavano i genitori, dove dobbiamo firmare? Ci avevano paura perché i genitori hanno paura che lei li caccia di casa. Sì, 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 sì. L'ho vista che faceva le prove. Bah! Andiamocela a vedere live. Per forza. Signori, Giorgia Grimaldi from Salerno. Che cosa balla? Che io non lo so leggere. Mi raccomando, per piacere, ho letto i voti. Ah, che è successo? C'è gente che sta votando bravo a zio. L'accompagno già sul palco, Santino. Anche perché, dato che noi siamo analfabeti e non sappiamo nemmeno leggere l'esibizione, almeno ce la dice lei. Prima di votare, scrivete il nome e cognome. Una ha scritto bravo a zio. Come faccio a capire chi cacchio è tuo nipote? Scrivi nome e cognome zio invece di fumarti l'arghilè la sera. Bravo a zio, un altro, che forte mio nipote, quando è brava mia cugina. Che significa? Vogliamo mettere l'Interpol per dare dei voti? Santino, c'è anche uno che ha commentato e ha detto che sono diventato un super Saiyan. Lo so. A proposito, stasera parleremo anche di lui. Vabbè, bando alle ciance. Giorgia. Questa signorina tra un po' vi farà capire quanto vale. Ok? Giorgia Grimaldi, Salerno. Il tuo show. Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ni un amigo nuevo, ni una haría. ¿De qué? Ni un amigo nuevo, ni una haría. Sume en la cara, Gaspar Noé. Esto no dispara, la vacía. Vivía, vivía, Dolce Vita. Mi mandita duro, dinamita. Chevita, mi mando está duro, dinamita. Leche con azúcar, ella tiene medida brazuca. Esa mami es una G. She got hips, I got a grip for a lot of ass. Don't need to add more, I know it's sweet. I like that. I got word that is wet, well, let's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Need you right here. Know you the queen of giving ideas. Know my new friends don't bring the hype here. Know you got problems, but it's not fair. Cosa de familia no la tiene que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien pueda confiar. Más te vale no romper la muerta. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Giorgia Grimaldi. Vieni qua, prenditelo, è tutto il tuo. Hai visto che ce l'hai fatta? Possiamo dire quanti millenni ha questa ragazza? Quanti anni hai? 11. 11! Brava. 11 anni? Voi alla sua età che facevate? Avete visto questa che energia? Io a 11 anni non riuscivo manco a fare la pipì da solo. Doveva stare mio padre, mio zio, dai, dai, dai. C'è proprio l'impresa, l'ha fatta da solo. Questa si è esibita avanti a 2000 persone come se niente fosse. Io ho visto solo una scena, stava così, ha chiuso gli occhi e si è lanciata. Questa può fare i master... Fate un applauso perché io sono meravigliato. Complimenti ai genitori. Io lo dico sempre: se un artista riesce ad arrivare dove deve arrivare è perché dietro c'è una famiglia che lo sostiene. Perché molte volte è difficile quando tu vai a dire ai genitori, ai parenti: voglio fare l'artista. Se non si capisce bene che è un lavoro a tutti gli effetti, ti trovi dietro, boh, ma no, ma dai, ma che fai, ma che sì, là. Io vi posso dire una cosa. È un lavoro, credete nei sogni dei vostri figli, che non devono essere i sogni vostri. Io ce l'ho qui una bimba, no? Io mi auguro che un giorno faccia il lavoro che fa il papà, ma se lei vuole fare tutt'altro, io non posso imporgli di fare quello che volevo fare io, ok? Ci tengo perché se ho aperto una TV, perché non mi deve dire nessuno quello che devo dire, lo devo dire io. Quindi seguite i sogni dei vostri figli, siccome ci sono... due coppie di genitori che hanno dei talenti veri, questi qua non li fate scappare, ok? Fate un applauso ai più giovani, a prescindere da come va la classifica. E a proposito di classifica, siamo giunti quasi al termine, ma prima di decretare la classifica parziale, perché torno a dire che questa sera, per quanto riguarda questa puntata, c'è una classifica parziale, perché molti di voi che sono qui presenti si sono goduti lo spettacolo, non hanno ancora scaricato l'app, non hanno ancora votato, non hanno ancora condiviso, quindi abbiamo una settimana intera fino a venerdì 24 alle ore 15... c'è ancora possibilità di votare gli artisti, ok? Scaricate l'app, vi registrate, andate sul link della tua TV, che tanto lo trovate sulla pagina Facebook, e commentate con il nome dei vostri artisti preferiti. Già gli artisti hanno il link, quindi gli artisti possono già divulgare questo link. Ma il 24 diremo i vincitori di questa puntata. Oggi che siamo qui a... Porto Cesareo, Punta Grossa, dobbiamo decretare i vincitori della prima puntata che è stata effettuata all'Happy Village di Marina di Camerota, ok? Mario, vieni con me. Ci sono, ci sono, ci sono, ti porto i risultati della scorsa puntata. Allora, c'è stato addirittura un capovolgimento, non so se si può dire, abbiamo stravolto la classifica. Un ribaltone. Sì, perché la classifica iniziale, quella diciamo parziale della settimana scorsa, non era assolutamente questa. Ah, addirittura. Cosa è successo? Che gli artisti si sono dati da fare, sempre per il principio che se non hai fan, ragazzi... Si sono pubblicizzati. Si sono pubblicizzati, hanno invitato a farsi votare, hanno invitato a scaricare l'app e hanno ribaltato la classifica. Vabbè. Stringiamo, signori, passano direttamente alla finalissima, quindi concorrono per il primo, il secondo e il terzo premio. Prema. Che ricordiamo, primo premio 1000 euro in buoni Amazon, secondo premio 500 euro in buoni Amazon, terzo premio 200 euro in buoni Amazon, ma a prescindere
a prescindere dai premi, qui c'è il mettersi in gioco, perché la puntata scorsa ha superato le 10.000 visualizzazioni. Ah, però. Questa puntata sono sicuro che farà altrettanto, si arriverà alla fine che questo show è stato visto da oltre 100.000 persone. Sì. 100.000 persone, per artisti che è la prima volta che salgono sul palco o che stanno cercando di farsi vedere, è tanta tanta roba. È tanta tanta visibilità. Tanta tanta tanta. Quindi, classifica. Signori, oh, ci dobbiamo squintare, dicono. Oh, andiamo bene così? Andiamo bene così? Siamo qui, qua. Ho bisogno di voi. Che, proprio... Fermo qui. Signore e signori, passano direttamente alla finalissima. I vincitori della prima puntata del tuo show. Live in Happy Village, Marina di Camerota, al terzo posto Dora Stradicchio. Al secondo posto Angelo Mimmo. Vincitori. The first. The winner is for the first puntat. Puntat. Cioè, vabbè, la prima puntata la vince e va in finale con loro due. Signore e signore, da Roma, Sicilia, quindi dalla capitale, dalla Sicilia e dalla Puglia. Ah, però. E c'è pure un po' di Campania lì in mezzo. I Post-it 33. Applauso. C'è stato un ribaltone assurdo. Scommetto che i Post-it non erano manchi nei primi tre. Bravo. Ah, ecco. Hanno ribaltato tutto. Beh, oh. Tutto. Quindi, signori, mi raccomando, voi siete fondamentali, voi presenti e voi che state seguendo live e tutti i concorrenti siete e tutti i fan degli artisti siete fondamentali per andare in finale. The follower. Ma come si dice? Andiamo avanti. Applauso ancora ai primi tre finalisti della prima Post-it puntata. Post-it 33, Angelo Mimmo e Dora Stradicchio. A breve andremo a dare anche la classifica provvisoria di questa seconda puntata direttamente al villaggio Punta Grossa, Porto Cesareo. Ma prima di dare la classifica parziale, sì, prima di salutarci, io devo dire una cosa. Innanzitutto, prima della classifica parziale, facciamo salire tutti gli artisti qui sul palco, tenendo le distanze. Devo dire una cosa: voi che avete scaricato l'app, o chi ancora deve scaricarla, è vero che è un'app che nasce in questi giorni, ma è anche vero che è un'app che mira molto molto lontano. È un'app, come abbiamo detto prima, che mette in relazione le aziende, le piccole aziende dei, sì, luoghi con gli utenti, ma è un'app che, come diceva la nostra cara Simona, con soli 10 euro permette di promuovere il territorio, di risparmiare ulteriormente presso le aziende partner, quindi può essere che voi tornate l'anno prossimo qui in vacanza, il Punta Grossa si convenziona e voi risparmiate sulla vostra vacanza, che è già tanta roba. Ma oltre a questo si fa beneficenza, perché... Sì. Parte del ricavato andrà all'Agape, Associazione Genitori e Amici Piccoli Emopatici. Io sono un testimone di questa associazione che ormai sono 27 anni che dà una mano ai bimbi dell'oncologia infantile e alle loro famiglie. E siccome è un'associazione vera, proprio vera, perché reale, ci lavorano solo persone che, ahimè, hanno toccato con mano cosa significa questa realtà, io ci metto la faccia, ci metto il cuore e lo farò per sempre. E ho chiesto a loro di farci un video, perché ci sono tante cialtronate in giro. Questa è vera, è beneficenza vera. Se voi pensate che 10 euro per acquistare una family card corrispondono a un euro, meno di un euro al mese, perché gli sconti li avete per 365 giorni. Partecipate a tre estrazioni dove anche voi che acquistate la family card potete vincere fino a 1000 euro di buoni Amazon, addirittura per 3 mesi consecutivi. Tutte le informative ci sono sul sito. Ma diamo una mano a questa associazione. E siccome è vera, ho fatto realizzare un video di un minuto che spiega veramente quello che è l'Agape, con tanto di ringraziamento finale. Regia.
Il 24 giugno 1992 nasce l'AGAPE, Associazione Genitori Amici Piccoli Emopatici. L'associazione è nata su mia iniziativa in seguito alla malattia di mia figlia, che nel 1989 gli fu diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta. Non c'era un centro di oncoematologia pediatrica e i bambini venivano ricoverati in ematologia adulti. Piano piano l'associazione cominciò ad occuparsi di tutto ciò che non era la terapia medica. Ci occupiamo di tutti gli aspetti di carattere psicologico, sociale, economico e logistico. Siamo diventati quasi 2000 soci, abbiamo 10 sezioni periferiche che sono state affidate a dei genitori e queste sezioni si occupano di raccogliere fondi per portare avanti gli scopi dell'AGAPE. Casa Angeli e Sogni vuole essere una casa lontano da casa, una seconda casa, farli sentire quanto più in famiglia possibile, perché alla fine l'AGAPE è una grande famiglia, una famiglia allargata, una famiglia che tu non hai scelto, ti è capitata, l'hai incontrata ed hai trovato persone che ti prendono per mano e ti accompagnano in questo percorso. Ciao a tutti, sono Mario Savio, il presidente dell'AGAPE. Volevo ringraziare Santino Caravella, la tua TV, per la nuova iniziativa a favore della nostra associazione. Mi raccomando, contribuite tutti. Grazie e un bocca al lupo a tutti. Grazie a te Mario, presidente dell'AGAPE. Io sono del parere che non si può stare bene senza andare a dormire con la consapevolezza di aver fatto del bene. Questo è, secondo me, deve essere proprio il nostro mantra. Quindi ragazzi, sul serio, scaricate questa app, date una mano a questa nuova iniziativa sia editoriale ma soprattutto sociale, perché veramente facciamo delle cose belle e ci siamo. Mario, innanzitutto facciamo i complimenti a Mario Vaira, perché lui stava abbastanza emozionato. No, anche perché me l'hai detto. Ma io in diretta con te, allora... C'ha 20 anni di esperienza sto tipo, io lo apprezzo e lo stimo perché è bravo veramente. Quando ho detto devi presentare con me in diretta, lui... Com'è? Aspetta che c'è una comunicazione di servizio? Ci sono i punti? Abbiamo la classifica parziale? L'abbiamo fatta. Allora, prima di far salire sul palco tutti i protagonisti di questa serata, sia web che live, volevo ringraziare le persone che lavorano dietro le quinte, perché li avete visti prima di andare avanti con uno show, con un programma televisivo. Non è che bisogna avere un cialtrone con la giacca colorata che parla. Qua c'è una squadra di circa 30 persone, 10 delle quali sono presenti qui. Quindi io farei un grande applauso a tutti i tecnici. Il dietro le quinte, una grandissima collaborazione, perché sono dei grandi ragazzi della Warning Film, sono quelli lì sempre con le telecamere accese. Fate un applauso. L'autore Roberto Caravella qui dietro, metti una mano che ti vedono. Dall'altra parte c'è una regia, ci sono i grafici, webmaster, social media manager che spingono, perché dietro una TV, ragazzi, non c'è solo il front office, c'è vita dietro, quindi sul serio ci dovete sostenere, non significa economicamente, significa sostenete quest'idea, perché è una TV vera, è una TV che dà spazio alle persone vere, non ci sono filtri. Stasera abbiamo fatto quelle selezioni su tu per caso sei figlio di... No. Oppure quanto puoi investire? No, qui si sale perché vale. È perché sostiene il territorio. Ok, no, perché andrò contro un po' di roba mastica, come dicono a Roma. Guacca. Detto questo, ci sono gli animatori della Sunset Animation che si sono messi a disposizione. Qui dietro c'è Viviana, dall'altra parte Angelo, Francesco. Fate un applauso ai animatori, perché questa sera sono stati fondamentali. Viviana è stata fondamentale. Viviana ha messo le croci. Senti, se Viviana poteva giocare alla beat e alla bat e alla beat better. Io faccio un applauso anche a chi veramente si è lanciato per lavorare con noi, Giussi. chi è in diretta non può sapere
Cos'è ma successo? Lo scoprirà, ma lo scoprirà. E ringraziamo anche il Punta Grossa, questa splendida realtà del Salento, Porto Cesario. Grazie. Grazie alla proprietà, vostra... l'ospitalità, per la disponibilità. Ospitalità. Vabbè, facciamo salire su palco i protagonisti di questa serata, compreso il nostro special guest, la nostra special guest, scusate, Pierluigi Fatimo. Un po' di vieni, musica Pier. Di sotto faccio io. Pam, 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 così pam, andiamo pam, a dare la classifica pam, parziale pam, che pam, io pam, già pam. Ho. Eccoli qua. Distanziatevi perché qui ci guardano. Distanziatevi, uno avanti, uno dietro, dai. Oh, sì. A me. Tutti avanti, tutti dietro. Pietro, vieni qua che tu sei. Oh, ecco qua, ecco qua. Dimmi, che c'è? No, che sei basso, sei giovane. Allora. Andiamo con la classifica parziale, Santino? Allora, prima di dare la classifica parziale, volevo innanzitutto dire che Pierluigi Patimo non c'entra niente con la classifica, ma è solo un grande professionista che continua a mettersi in gioco nonostante sia diventato maggiorenne. Naturalmente pugliese. Allora, volevo dire, grazie all'ospitalità di Mario, per la prima volta Santino mi ha fatto fare un esame, 5 minuti senza volgarità e doppi sensi, che credetemi, dopo 16 anni di carriera, non è facile, Volevo dire la battuta per cui sono stato geloso. No, me l'ho preparato, ho detto, vuoi dire 3 secondi? Ma sono preparato questa battuta, la testiamo. Volete che testiamo la battuta? No, non è una domanda. Volete che testiamo la battuta? Non è una domanda. Allora dice, perché? Anche perché se non testiamo la battuta, testiamo a lui. Ecco. Allora, praticamente dice di 3 secondi. Allora, 3 secondi perché avrei partecipato a questo show con rispetto. Fate un applauso, ragazzi, belli. Mi ha fatto ricordare quando io ho fatto l'Accademia di Musical. Allora, praticamente, a 50 anni ho visitato tanti posti del mondo. Sono andato in tanti posti. L'un posto dove non sono andato è Amazon. Mo, posso andare con 200 euro? No! Posso andare con 500 euro? No! Posso andare con 1000 euro? No, che cacchio fai? No, sto scherzando. È un premio ambitissimo, bravo a Santino che ha istituito questa cosa per dare spazio a tanti ragazzi bravi e io sono venuto a dare un piccolo contributo. O vi piace o non vi piace, sono come la mar della casa. Se vi è piaciuto, vi è piaciuto. Grazie. Pierluigi Patimo, lo dobbiamo ringraziare due volte perché lui ha deciso di investire in Puglia ed è grazie a lui, anche grazie a lui, che la tua TV è una realtà. Perché se siamo su Digitale Terrestre, siamo presenti in tutta la Puglia, è anche grazie a lui, quindi l'applauso va sul serio perché lui fa il cialtrone, ma è un grande imprenditore, un grande professionista. Non ti avvicinare che mi emoziono. Allora, siamo congiunti, è vero. Io devo fare una roba. Vieni qui. No. L'abbiamo nel senso buono, come si dice? Coccolata, stuzzicata, Pierluigi. Ma lei è un fiorellino, se lo merita tutto. Vieni qua. Sei un amore. Brava, umile e ti sai mettere in gioco. Devi dire, la settimana prossima dove andremo a portare il tuo show. Te l'ha appena detto l'autore, lo devi dire tu. Lo sai? Ce l'hai detto? Ce l'hai detto? Allora, te lo dico io. Tu dirai questa roba, dirai. In un attimo è diventata famosa, una star del villaggio. Ecco. Allora, la prossima settimana il tuo show sarà in diretta da Monopoli, Monte Corvino. Ah, Cala Corvino! Dalla prossima settimana il tuo show sarà in diretta da Monopoli Cala Corvino.
Ma io non lo so. Ormai siamo entrati nel mood. Siete dei cialtroni. Invece no. Lo sapete cosa ha fatto? La vogliamo in diretta di nuovo. Lo sapete cosa ha appena fatto la nostra Giugi? No, il lancio. Resta qui, resta qui. Allora, signori, la classifica. The classific partial. Da terzo posto. From terzo. To one. To one partial. Della serata. Ribadisco, ci sono altre 7 giorni fino alle 15 del 24. Potete stravolgere quello che stiamo per annunciare. Io, a prescindere da quello che stai per leggere tu, perché sì, non voglio leggerlo, voglio fare i complimenti a tutti. Uno, perché è un programma nuovo, l'anno prossimo ci sarà la fila, su, voglio partecipare, dovessi fare, no. Voi siete partiti, avete accettato a partire così sulla fiducia, quindi doppio in bocca al lupo, doppio apprezzamento, e soprattutto perché mettersi in gioco nel 2020, dove è tutto semplice, o meglio sembra tutto semplice, perché ormai vai sul web, ti fai il selfie e puoi diventare invece andare in competizione con artisti, professionisti e non rispettare una votazione eccetera eccetera non è da tutti, quindi bravi. Bravi. Allora, lo dico a loro, lo dico anche ai ragazzi che si sono messi in gioco dal parte web. Del web. Allora, Mario, vai. Terzo posto. The third post. Ex aequo Pietro Rugolotto. Giorgia Grimaldi. Sasi Iavarone. Prima di andare avanti, sì, guardate quanto è differente sta roba, no? Un professionista, perché lo sappiamo, due aspiranti tali. E questa è la realtà, ok? Cioè, non è quella che vediamo falsata. Qua si parla di voti. No, io ci tengo perché questa cosa deve essere fondamentale. Vai avanti. Secondo posto dal web, Bacco Hopper. Di Panni, se non ricordo male, giusto? Di San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo. Quindi vincitore parziale di questa seconda puntata del tuo show, il Radio Lag. Oh, dal web, da Panni! Da Panni. Che spettacolo! Un paesino di meno di 1000 persone che si è unito per votare gli artisti. Cosa significa? Che da oggi fino al 24 sta semplicemente a voi decretare chi merita di andare in finale. Grazie a tutti i partecipanti. Mario, di la tua. No, d'altronde, come la settimana scorsa si è ribaltato tutto, certo, può succedere naturalmente con tutti loro. I risultati li avremo venerdì prossimo. Venerdì prossimo, sì, in diretta dal Cala Corvino di Monopoli, un'altra bellissima struttura della Puglia. Ci sarà la proclamazione dei vincitori di questa puntata. Quindi avete 7 giorni per stravolgere tutto. Posso annunciare pure la quarta puntata? Certo. Anche perché la quarta puntata è targata di nuovo Sunset Animation. Certo. I nostri amici e colleghi Claudio e tutti i ragazzi della Corte del Salento ospiteranno a fine mese la quarta puntata del tuo show. Però io aspetto venerdì perché la classifica la dobbiamo stravolgere. La dobbiamo stravolgere. Sono completamente sicuro. Sì. Da questo preciso istante potete iniziare a stravolgere la classifica parziale. La classifica. Io, prima di darci la buonanotte, dobbiamo fare una roba. Tanto la sigla ce l'ha, vero? Ce l'ha il videoclip, la canzone, ce l'hai? Si può fare? Ancora un applauso alla Warning Frame per il sostegno streaming e la tua TV Family. Mi raccomando, scaricate la app e stravolgiamo la classifica. Stravolgiamo la classifica, io mi metto al centro, così non voglio impallarti, anche perché okay, sarebbe ok, ci siamo. Signori, voi presenti sulla mani? Pronti? Ci salutiamo con l'inno
alla Puglia e l'appuntamento a venerdì prossimo e naturalmente tutti gli altri giorni con la Sunset Animation qui al Punta Grossa a Porto Cesareo. Pronti? Ehi, allora, visto che dobbiamo spiegare a loro, che noi dobbiamo dire, loro devono dire la mano destra, per noi è la sinistra, ok? Te sai ballare, tu sei un cantautore, vabbè, ti devi mettere in gioco, bello, la vita è questa. Ci siamo? Ok? Pronti? Ah, c'è pure il notaio. Ah, la signorina X. La signorina X. Pronti? 3, 2, 1, musica, sulle mani, sulle mani. My name is Orlando Jones. Viva la nostra Puglia! This goes out to Puglia. Everybody play, everybody sing. Everybody love, everybody dream. Chi non si alza paga da bere! Con la Macarena, vai, va! Senti, si foggia a Taranto, Lecce, Bari e la nuova PAP. Miglia di dialetti, le nostre province, le nostre città. Il cibo, la gente, le spiagge, la musica, la comicità. Chi lascia la Puglia, la lascia, ma il cuore non la lascerà. E tu? Piglia la Puglia, piglia la Puglia, piglia la Puglia, piglia la. Piglia la Puglia, piglia la Puglia, piglia la Puglia. Piglia la Puglia, piglia la Puglia, piglia la Puglia, piglia la. Viva la nostra Puglia, la 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 la. Occhio che questo è forte, mano destra. Viva la Puglia. Lo dice anche la nonna Giulia. Sono un po' di Taranto, un po' della Murgia. La mamma si cruccia, se non mangi chiama la pattuglia. Due passi a destra. Per ti mandare a prendere il latte, senda a me meglio la mozzarella. Quella mucca sta bella, bella, col cavallo. Giro a destra. Cuore d'oro, stomaco di ferro. La cosa cruda, due anni e mezzo. Il nonno l'ha detto, scusa il dialetto. Bucarest, Budapest, Taranto nostro. E ci vuole testo, c'è anche tutto il resto. Vedi Marta, voglio che siamo sul posto. Questo sole ci viene di far l'amore. Tutti passo a destra! Sinistra! La 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 la. Buonanotte, la tua TV! Porto Cesareo, Punta Grossa, Sunset Animation da Santino Caravella, i nuovi artisti e il nostro Mario Duca! Vai là, grazie a tutti, buon nuit. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Il tuo show. 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 Il tuo show presenta Santino Caravella.